Ciao a tutti, io sono Daniel Di Benedetto e sono l'autore di Il senso della colpa, un libro di narrativa con qualche venatura noir e parla di una, come si può vedere dalla copertina, c'è il corpo di una ragazza che viene ritrovato, appunto un cadavere, viene ritrovato in una stanza di albergo, viene ritrovato da un maresciallo dei carabinieri che conosce bene la vittima, si chiama Anna, perché questo maresciallo è, diciamo, il migliore amico della ragazza, della vittima. E sono quei rapporti un po' borderline, che non si sa mai se possono sfociare in altro, se sono amicizia o se sono qualcosa in più. Questo libro a me piace presentarlo come una narrazione a doppio binario, ovvero da un lato c'è il classico filone noir, quindi bisogna sapere chi è il colpevole. Dall'altro c'è un risvolto psicologico del maresciallo che dice: Anna, io ho sempre, mi sono portato sul palmo di una mano, ho sempre detto io ti avrei protetta da qualunque cosa, ti avrei accompagnato in ogni fase della tua vita, in ogni giorno della tua vita. Poi le circostanze, il lavoro, insomma, mi sono distratto, mi sono girato un attimo, ti ritrovo in una posizione strana, non mi sembri tu, allora forse ho mancato qualcosa, forse sono io che sono in errore, forse è colpa mia, e quindi ecco spiegato questo senso della colpa, da dove potrebbe essere, da dove potrebbe venire. Io vi invito a leggerlo e vi lascio un saluto, un sorriso.